adesso a capire quando fare l'esca. L'esca si fa in bassa marea, quando vedete l'acqua è bassa ed è calma. Dove si fa? Non su tutti gli scogli, si fa quando vedete, venite qua. Quindi qua, qui c'è uno scoglio, vedete? Si vede, vediamo qua se riusciamo a farlo. Questo è uno scoglio che è quasi seppellito dalla sabbia, è proprio qua che troviamo l'esca, la regola, perché se lo scoglio è vuoto, non c'è la sabbia intorno, il verme non lo si trova probabilmente. Quindi quando vedete uno scoglio che è come, perché questo in profondità è grande questo scoglio, qua vedete solo la punta, ma sotto c'è tutto l'altro scoglio coperto dalla sabbia, è quando che si copre dalla sabbia che l'esca va a mangiare questi buchetti. In questi buchetti c'è la tremolina. Ricordate gli scogli di sabbia? Gli scogli di sabbia? Qui dentro c'è un verme bianco dove l'esca, la renicola, si ficca per mangiarli. Andiamo a vedere. Se troviamo vermi in questo scoglio, a colpo sicuro. Allora, io vado sulla parte finale dello scoglio, immaginate che è un rotondo, e inserisco la pala. Mettete via la puzza, la posizione. Allora alziamo la pala e vediamo se tutto, guardate la tremolina, questa è la tremolina presente nello scoglio di sabbia, questa che la renicola va a mangiare, la tremolina. Vediamo se c'è, ovviamente ci mandiamo dell'acqua sopra, come potete vedere c'è qualcosa, questa già, ma è piccola, non ci interessa. Andiamo a vedere se ce ne sono altri più grandi, un attimino. Guardate un po', questa è anche ancora piccola, io queste piccole non le prendo, le rigetto. Vediamo ancora, vieni, vai. Guardate un po' qua cosa c'è, guardate qua, guardate qua, guardate, eccola qui, guardate, che bel verme. Vediamo un attimino, bisogna girare intorno allo scoglio. Le prime palate sembrano avere buoni frutti, ma vediamo subito insieme cosa troveremo in questa prima palata. Wow. Sono dei bei vermetti, anzi dei belli, anzi degli ottimi cavi. Adesso lì, guardate, eccole, ma guarda, guardate quanto è bella questa renicola, nostra mia, guardate, madonna, guardate ragazzi. Guardate, eccole, guardate che bello, vadi, vadi, bello, questo merita, merita, merita ragazzi, bello, guardate, senza romperlo, acqua, l'acqua del mare ve lo vivo, ve lo fa, ecco un altro assorto, ma c'è un altro, un po' scappato, guardate. Dio benedica la renicola.
pensate dove va a finire la renicola. I buchi della Tremolina. Si mangia la Tremolina. Ecco perché viene fatta qua. Sta ficcato sotto terra e non si spezza. Ah, cazzo allora. Sta.